Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questi semplicissimi, e dico proprio semplicissimi, mini folder con una tasca, diciamo, estendibile di un pochino perché ho messo delle alette. Per realizzare il tutto, sto utilizzando, l'album The Muse di Ciabella. Perché ho intenzione di farci un album e come sto facendo ultimamente, praticamente vi faccio vedere prima qualche particolare che poi troverete nell'album, così saprete come realizzarlo se ne avete voglia. Vi faccio vedere nel dettaglio questi mini folder, quindi praticamente abbiamo, vedete, dello spazio dove poter inserire delle tag o delle foto sia in questo modo che in questo. Però qui abbiamo queste alette che mi permettono di inserire eventualmente più cose perché rimane leggermente più largo. Sono fatti direttamente tagliando, ma poi vedrete nelle spiegazioni la carta dell'album Ciao Bella. E per decorarle ho usato pochissime cose perché in effetti la carta è già talmente carina che non sono stata lì a fare ulteriori abbellimenti con chissà cosa perché non ne valeva la pena. E vi faccio vedere da vicino come sono venuti. Allora, nello specifico, allora, vedete che ho attaccato semplicemente del pizzo, della garza, dei fiori ritagliati dall'album, una scritta, in questo caso delle paillettes. In questo caso idem, ho applicato solo degli strass, giusto per dare un po' di luce, sia in questo che in questo. Qui, per variare un pochino, ho utilizzato come base una carta tinta unita che si abbinava bene con i colori dell'album Ciao Bella. E così è venuto questo doppio colore che dà così un pochino di movimento. Questi sono veramente semplici, li può fare chiunque. Adesso che ve li ho fatti vedere, non mi resta che spiegarvi come realizzarli. Per realizzare la nostra mini cartella espandibile, cosa facciamo? Andiamo a tagliare dal nostro album tre pezzi di carta. Nello specifico abbiamo il primo pezzo che è un 24,5 cm per 9,5 cm, dove ho fatto un piego a 9,5 cm e a 17 cm. Dopodiché ho stondato questi due angoli. Vedete gli angoli sulla parte sinistra, quindi sulla parte più lunga da 9,5 in questo modo. Poi abbiamo bisogno di un pezzettino più piccolo delle dimensioni di 9,5 x 7, dove vado a fare un piego da 1 cm sulla parte lunga da 9,5 e dove vado a stondare dalla parte opposta, sempre sulla parte lunga, i due angoli, in questo modo. Dopodiché abbiamo bisogno dell'ultimo pezzo che è un 9,5, scusatemi, un 13,5 per 7 cm, dove ho fatto un piego, due pieghi a 1 cm da tutti e due i lati, quindi un piego a 1 cm, un altro piego a 1 cm e poi dalla parte opposta di nuovo un piego a 1 cm e un piego a 1 cm. Ed in questo caso ho stondato due angoli sulla parte più lunga. A questo punto è indifferente quali dei due volete stondare, basta che ne stondate solo da un lato. Fatto questo, come assembliamo il tutto? È una cosa carina, carina e molto semplice. Allora, prendo il pezzo più lungo che è 24,5 x 9,5. Cosa vado a fare? Allora, tengo la parte con i due angoli, vedete, stondati così, e vado a piegare in questo modo, ho due parti uguali, quindi vado a piegare così e poi vado ad incollare. Io ho già attaccato il biadesivo per fare più in fretta. Per fare più in fretta è un parolone perché
riesco mai velocemente a togliere lo scotch dalla parte del biadesivo e vado a chiudere così, in questo modo, il tutto. Vado a chiudere bene in questo modo. Cosa succede? Che noi abbiamo, allora, in questo punto già una tasca, vedete? Perché abbiamo, però avendo fatto un doppio giro anche di lato, così, il mio folder mi rimane aperto. E vedrete che questa è una cosa importante perché mi servirà per creare poi la parte estendibile. Allora, fatto questo, cosa vado a fare? Vado a prendere il pezzettino più piccolo e lo vado, praticamente vado a fare il piego che vi avevo detto da 1 cm, lo faccio meglio e devo andare ad incollarlo in questo modo per creare l'ulteriore tasca. Quindi qui non l'ho ancora fatto, vado ad incollare un pezzo di biadesivo in questo modo. Ok. Non avevo già incollato il biadesivo perché comunque a volte rimane anche più semplice mentre lo faccio capire proprio da quale parte bisogna inserirlo. Ecco. Quindi cosa vado a fare? Vado a... Questa parte è veramente sempre un po' difficoltosa. Allora vado ad incollare il mio pezzettino esattamente così sul fondo, per andare a creare l'altra mia tasca. Però prima di andare ad incollare i laterali, cosa faccio? Vado a creare il soffietto. Per creare il soffietto prendo il mio pezzo che avevo detto essere 13 e mezzo per 7, vado a fare i pieghi da 1 cm e 1 cm in questo modo qui. Li facciamo tutti e due, così, e vedete che abbiamo creato un soffietto. Un soffietto e inoltre qui rimane la parte stondata che avevamo fatto da un lato, è importante. Ora cosa vado a fare? Vado ad aprire, praticamente, vabbè, rivado ad aprire un attimino i pieghi che ho fatto e vado a inserire nella parte che vi avevo detto che avevo bisogno prima, il mio terzo, la mia terza parte, in questo modo qui. Vedete che al centro praticamente lo spazio che abbiamo lasciato sono esattamente i 9 cm e mezzo della dimensione della parte di sotto. E quindi in questo modo, ecco, i soffietti vengono messi qui così. E adesso non ci resta che andare a mettere il biadesivo. Mettiamo il biadesivo, mi raccomando, importante, su questa parte del tutto e non qua, perché se noi mettiamo il biadesivo su tutto, vedete che l'ho fatto più corto in modo che rimanga più carino, per cui non bisogna sbagliare. Prima di incollare, farei un'altra cosa, e cioè col mio solito distress, se lo trovo, eccolo qui, col mio solito distress vado a sporcare tutto il mio lavoro, perché così, come dico sempre, rimane più carino. Anche perché se io lo vado a sporcare, vedete che si vede anche meglio la differenza poi con quello che c'è sotto. Qui avrei dovuto farlo prima, me ne sono dimenticata, vedete? E non l'ho fatto, quindi lo faccio adesso, così. Anche qui un pochino, giusto per, anche se qua si nota meno. Ok, e ancora facciamolo, già che ci sono, lo faccio anche sotto, così praticamente è completato. Quindi, come dicevo, vado a mettere il biadesivo in questi due lati qui. Non è il caso di arrivare proprio fino al fondo perché tanto è sufficiente metterne un pezzettino piccolo affinché rimanga tutto bloccato, facciamo così. E
andiamo poi a chiudere il tutto. Anche questi particolari che sto facendo per il mio album non ho ancora deciso come li utilizzerò, perché praticamente ho deciso di fare un po' sempre in questo modo, di fare un video con gli abbellimenti, con appunto questi particolari qui che poi utilizzerò nell'album, e poi l'album vero e proprio, così quando vedete l'album finito non potete realizzare quello che ho utilizzato per decorarlo, perché in un video non posso fare sia l'album che l'interno, piuttosto che le cose che applico, perché altrimenti diventerebbe una cosa veramente noiosa e lunghissima. Quindi ho staccato, spellicolato il biadesivo e adesso non mi resta nient'altro che andare così ad attaccare la mia tasca in questo modo. Incolliamo bene e vedete che abbiamo ottenuto prima tasca, seconda tasca, ma la seconda tasca con un po' più di margine di larghezza, perché c'è il mio piego che mi permette di ampliarla leggermente. Vado a passare ancora un po' di distress qua sui bordi. Così. E adesso, perché no, la vado a decorare per renderla ancora un po' più carina. In questo caso, per decorare la mia mini folder non userò tantissime cose, perché essendo piccolina e poi già essendo soprattutto già fatta con la carta scrap dell'album di Ciao Bella, che è già bella di suo, non starei tanto a pasticciarla. Quindi farei semplicemente una cosa del genere, metterei un po' di pizzettino, tipo così. Un po' di garzina che ho sporcato con del rosa, perché io quando così nei tempi morti, se si possono chiamare tempi morti, magari mi decoro un po' di garzine con gli acqua color di vari colori, in modo che poi quando ne ho di bisogno per fare queste cose li ho già pronti, altrimenti diventa poi tutto troppo lungo. Quindi inizierei con attaccare queste cose in questo modo. Quindi facciamo così, cominciamo da qui e poi vediamo un po' come fare il resto. Mettiamo poca colla, tanto non c'è bisogno di... bastano pochi punti, perché comunque quando attacco queste cose mi piace anche proprio l'idea che rimangano un pochino svolazzanti, cioè che non vengano incollati perfettamente, tanto non si staccano, però rimangono un po', danno un po' di movimento. Invece la carta andiamo ad attaccarla un po' bene. Qui posso ancora spostare un po' il tutto così, quindi in questo modo. E poi volevo attaccare una scritta e farei così. Allora, attacco. Questo è un pezzo della carta da cui ho ritagliato i miei particolari. Quindi vado a prendere una mia, tipo questa che mi piace sempre, Dreams, Sogni, la vado ad attaccare qui, così diamo un pochino di movimento, vedete, per non cambia subito l'effetto, e adesso vado a ritagliare un po' intorno, un pochino più largo, in questo modo così. Ok? Potete farlo tranquillamente ad occhio. Così. Sporchiamo col distress. Ecco. Vedete che rimane subito più carino che andare ad attaccare la scritta direttamente sul po' di colla. Questa colla è persino esagerata per attaccare la scritta, ma va bene. Mettiamo qui. E adesso attaccherei per finire, giusto, allora chiudiamo la colla perché sennò si secca. Ok. Andrei ad attaccare qualche paillette che danno un po' di luce.
Allora, per attaccare le paillettes facciamo in questo modo. Allora, cercherò di aprire i barattolini, cercando di non far esplodere il tutto perché ci va un attimo. Ecco, qui ci metto 2 ore a raccogliere tutto. No, lo dico perché mi è già successo, fosse la prima volta, ahimè. Allora, prendiamo un po' di colla, non quella di prima perché è persino troppo esagerata. Però cosa vado a fare? Allora, intanto bagno la punta di uno stuzzicadente con dell'acqua, così riesco praticamente ad andare a pescare tranquillamente le mie. Allora, facciamo così. Mettiamone un po' sul tavolo così rimane più semplice. Ok, bagniamo. E adesso vado a puntare così rimane attaccata, vedete? Rimane più semplice. Adesso vado a mettere la mia colla, una puntina di colla, sperando che esca. Ok, così. E vado ad incollare. Perfetto. In questo modo. Perché altrimenti prendere le paillettes prima diventa sempre un problema. Prendiamola qualcuna di queste più scure. Ok. E andiamo così ad incollarle. Adesso ci vorrà solo un attimino il tempo che si attacchino, ma si fa comunque in fretta. Ok. Così. Magari ne mettiamo uno anche qua. A quel punto ognuno si sbizzarrisce come meglio crede. Mettiamolo anche qui. A posto. Ecco. Direi che per una cosina così piccolina, questa decorazione è più che sufficiente. In questo modo abbiamo fatto una cosina un po' diversa dove poter andare a inserire appunto in tutte e due le tasche, quindi sia qui che qui, quello che preferiamo. Anche oggi ho fatto un lavoretto molto 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 semplice, quindi se c'è qualcuno che si sta approcciando solo ora con lo scrapbooking, direi che questi sono dei modi molto carini per iniziare. Poi immaginate questi particolari abbinati a degli album che possono anche essere semplicissimi, perché non è il caso magari di fare un album complicatissimo. A volte poi sono i dettagli che lo rendono carino, le carte, i particolari, quindi diventa tutto più semplice di quello che può sembrare. Detto questo, anche per oggi non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!